inizio di mandato, insomma, con tutti i riti, elezione del presidente solo a maggioranza, come giudica intanto questo comportamento? Legittimo, avrei sperato diversamente. Sul presidente, il professor Spiri ha dato dimostrazione nei 5 anni scorsi di aver saputo condurre l'Aula, di farlo nel rispetto delle opposizioni che pure lo avevano votato, però ritengo legittimo da parte della minoranza, come dire, sfidare la maggioranza ad avere i numeri. La maggioranza i numeri li ha, tutto in regola, tutto a posto, si è partiti. Sottosegretario, non era obbligo annunciarlo oggi, però ancora non c'è, se lo contendono Lega e Forza Italia? Se lo contende la maggioranza, deciderò secondo opportunità e necessità. Abbiamo molte deleghe che rimangono nella pancia del Presidente, abbiamo il tempo per, da questo punto di vista, riflettere e fare la migliore distribuzione. Quello che era importante è che finalmente adesso c'è una giunta, perché sembra il periodo elettorale sembra un po' il day after della bomba atomica, ti cancellano anche la posta elettronica, diventa difficile governare, eppure bisogna continuare e qualcuno, gli atti vanno prodotti, quindi dopo due, tre, quasi un paio di mesi, insomma, in cui si sta praticamente fermi se non con l'ordinaria amministrazione, ora si torna a pieno regime, dobbiamo rimboccarci le maniche. Venerdì farò la prima riunione informale dopo l'arrivo del giro d'Abruzzo all'Aquila, ho convocato i colleghi della Giunta per un primo giro di tavolo informale, fare un po' il punto della situazione e soprattutto per i nuovi la presa di contatto, la prima presa di contatto con i propri uffici e le proprie competenze, e andremo avanti nel lavoro. Primo punto all'ordine dell'agenda. Adesso riprendiamo subito il lavoro mettendo a terra i plurimi miliardi di finanziamenti attinti dalle varie fonti europee, nazionali, comunitarie, programmi speciali, programmi ordinari, per realizzare gli impegni che ci siamo assunti, dalla costruzione degli ospedali al completamento della ricostruzione sismica, all'apertura dei cantieri nelle ferrovie che dipendono da RFI, ma sui quali saremo attentissimi che questo avvenga e che avvenga nella maniera migliore e nel più breve tempo possibile. L'Aquila Capitale della Cultura 2026 sarà un volano di sviluppo ancora più imponente per l'Abruzzo. Ed è uno dei dossier che seguiremo e che seguirò anche personalmente, come ho fatto con il sindaco Biondi. La regione Abruzzo è coinvolta a tutto tondo e in prima persona nell'integrità della propria amministrazione. L'abbiamo sostenuto vittoriosamente questa sfida della città dell'Aquila e sosterremo pienamente. Uno dei primi atti che porteremo sarà anche quel finanziamento che abbiamo garantito per la città dell'Aquila, per fare in modo che quel dossier che ha presentato al Ministero possa essere non solo interamente prodotto, ma magari anche implementato e arricchito. In questi 2 anni di preparazione abbiamo 1 anno e mezzo almeno prima di arrivare al 2026, quindi il cartellone artistico-culturale può essere senz'altro migliorato. Naturalmente io ho voluto premiare la continuità perché era un valore sul quale avevamo chiesto l'apprezzamento dei cittadini abruzzesi, che è arrivato e non potevamo evidentemente tradirlo nelle scelte conseguenti. Quindi dove possibile, dove gli equilibri, il risultato elettorale, le condizioni statutarie lo hanno consentito, ho cercato in qualche maniera di fare in modo che chi aveva fatto molte cose e ne ha dossier già caldi e pronti potesse sin da ieri cominciare a lavorarci, e questo garantirà un inizio veloce di questo mandato e di questa legislatura, a differenza di quando poi si attendono magari 6 mesi, 9 mesi, 1 anno che un assessore prenda confidenza con i dossier o magari rimetta in discussione quello che ha ereditato. Quindi da questo punto di vista sono anche soddisfatto che la stessa continuità l'abbia scelta il Consiglio nella scelta di un ufficio di presidenza guidato dallo stesso Presidente, con il quale abbiamo, come dire, un metodo di lavoro e un affiatamento che ha già dato buoni risultati nella precedente legislatura e che non mancherà di darne adesso. Se una coalizione non è coesa non si va avanti, non si governa e non si possono raggiungere gli obiettivi. Abbiamo avuto 5 anni in cui questa coesione l'abbiamo sempre saputa garantire e non dubito che con la stessa capacità e senso di responsabilità avverrà anche nei prossimi.